C'è molta preoccupazione tra i 120 dipendenti della Borsalino che hanno manifestato in Piazza della Libertà ad Alessandria per chiedere l'attenzione di tutti su questo marchio storico che è Borsalino, che non è semplicemente una fabbrica di cappelli, ma un marchio che ha reso famosa Alessandria nel mondo. Per la Borsalino tutto è ritornato ad essere un problema, dopo 9 mesi che sembravano risolti i nodi per un rilancio con la nuova società che se n'è fatta carico. Il giudice, dopo l'ultima udienza, ha riconteggiato le questioni finanziarie proposte ed ha deciso di non accettare la proposta di concordato. Sulla vicenda interviene anche il sindaco Rita Rossa, che alla presenza dei lavoratori, dei rappresentanti sindacali, dei parlamentari locali e del presidente della fondazione CRAL, Pierangelo Taverna, ha espresso la sua preoccupazione. E sotto lo slogan Alessandria Unita contro il rischio di fallimento dell'azienda Borsalino ha diramato comunicato stampa in cui ribadisce l'impegno della città per il salvataggio di questo marchio. Noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, sia in modo pubblico che attraverso i canali che riusciremo ad attivare, per lavorare con un unico obiettivo, che la Borsalino rimanga qui, che i suoi posti di lavoro, che sono tra l'altro maestranze qualificate, io ho visitato e quindi mi sono resa anche conto di persona di quanta arte ci sia in molti dei passaggi, diciamo così, delle linee di produzione. E perché la Borsalino torni ad essere elemento di identità e che leghi fortemente il territorio di Alessandria al nome Borsalino e che questo sia conosciuto nel mondo. In serata anche il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che partecipava al convegno di Confindustria sul distretto Orafo a Valenza, ha dichiarato che l'associazione degli industriali starà a fianco del nuovo proprietario di Borsalino, Philippe Camperio, e della sua società Aeres, per sostenere il suo tentativo di salvare questa società. Boccia ha anche dichiarato: dobbiamo auspicare, diciamo, una soluzione quanto prima, mi sembra di capire che esiste un investitore straniero che vuole subentrare per salvaguardare posti di lavoro e usare un marchio italiano che ha fatto un pezzo di storia dell'industria italiana. L'auspicio è che si possa fare con buon senso e quanto prima, in modo tale da salvare posti di lavoro e un'industria del territorio.